Teatro splendente. Venite a vivere con noi sogni, misteri e avventure. Principessa Peach, finalmente siamo arrivati! E ho una nuova scheda audio! Vado a procurarmi i biglietti, farò presto! Nel frattempo, perché non fai un giro nel foyer? Ti avvertirò non appena li avrò presi! Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Princess Peach Showtime! Ricordo che non ho portato la demo, quindi le uniche cose che posso dire sono... L'ho provato durante l'anteprima! Comunque, esploriamo un po' questo foyer. Sta per cominciare il nostro spettacolo della spadaccina. Ancora un attimo di pazienza. Chissà se sarà il primo livello del gioco. Lo è, almeno è quello che voglio fare. Quale spettacolo dovrei vedere? Ce ne sono un bel po' qui nel teatro splendente. Anche se sappiamo cosa sta per arrivare visti i trailer. Spiacente, da qui non si passa, almeno per il momento. Ancora non aprono? No. Questo è il livello della cowgirl, per chi non lo sapesse. Mentre qui abbiamo il livello della pasticceria. Devo parlare con tutti quelli che hanno i puntini, forse? La splendì di questo spettacolo è fenomenale. Ha uno splendore quasi irreale. Gli splendì sono le nostre star. Hanno grande carisma e donano vita al palcoscenico. Lo splendì cosa sarebbe? Non importa, parlami. Oggi siamo qui per assistere allo spettacolo, ma il sogno di ogni teatrì è quello di recitare. Principessa Peach, ho i biglietti! Allora possiamo andare, quindi questi qui sono ufficialmente chiamati teatrì. Ci può stare, almeno credo. Ecco il tuo biglietto, hai visto che folla? Vuol dire che gli spettacoli sono fantastici! Il nostro spettacolo sta per iniziare. Andiamo a sederci. Un annuncio per tutti i gentili visitatori di oggi. Vi presentiamo... Uno spettacolo terrificante a cura di Uva Spina e la sua compagnia dei mostri. Vuoi sapere che sta succedendo? Beh, degli strani personaggi mascherati stanno mandando a rotoli tutti i nostri spettacoli. Non possiamo portare avanti i nostri spettacoli con quei disturbatori tra i piedi. Non so proprio cosa fare. Tu eri venuta per assistere a un tranquillo spettacolo e invece ti sei ritrovata in mezzo al caos, eh? Mi dispiace tanto. Io devo trovare un modo per ristabilire l'ordine, ma non posso farcela da sola. Ti sarei davvero grata se mi aiutassi. Che ne dici? Davvero? Vuoi aiutarci? Oh, grazie. Grazie, grazie. Io sono Stella, sono una fata dello splendore che veglia su questo teatro. E tu ti chiami Peach? È un bellissimo nome. Con il potere dello splendore dalla nostra parte, ci riprenderemo le nostre opere e lo spettacolo andrà avanti.
I cattivi di cui parlavo erano nello spettacolo della spadaccina. Andiamo a controllare lì, per prima cosa. Il castello dei rovi. Si avvisano gli spettatori di non lasciare i popcorn sotto il sedile una volta finito lo spettacolo. Questa è la storia della spadaccina, ma c'è qualcosa che non quadra. Mm? Oh, oh no! Qualcuno è stato ferito! Oh my! Sarà opera di quei tipacci mascherati? Ah, ci sono! Ho un'idea, proviamo a evocare il potere dello splendore. Grazie a questo fiocco, ora puoi usare lo splendore, Peach. Forza, usa lo splendore su di lui. Con il pulsante B! Oh, mi sento meglio! È uno dei poteri dello splendore, far risplendere cose e persone, facendole sentire bene. Con il tuo aiuto, possiamo usare il potere dello splendore e riportare tutto alla normalità. Let's go! Quest'area è tornata alla normalità. Andiamo a vedere com'è la situazione al castello. E finalmente cominciamo! L'avventura di Peach! Con lo splendore dalla nostra, possiamo prendere monete che serviranno nel negozio. Ripeto, io non ho giocato alla demo, ma se ho capito bene la demo era più corta di quello che ho già provato, quindi non importa. Sono spuntati dal nulla e mi hanno attaccato. Mi sento come nuovo. Buon per te! Buon per te! Oh no! Oh no! Che paura! Eccoli, ancora in giro a far danni. Ma con il potere dello splendore riuscirò a convertirli in innocue controfigure. Il potere dello splendore è troppo forte, lo so, mia cara. Però vorrei anche altri soldi perché ci serviranno. Devo prendere tutto quanto, perché ovviamente, nonostante sia in blind, proverò a fare questo gioco al 100%, cosa abbastanza ovvia. Con il pulsante A si salta. I comandi sono incredibilmente facili, ve l'ho già detto, da capire intendo. Con A si salta, con B si attacca, si usa lo splendore, e con R e L si fa... non si può fare, ma non importa, si potrà fare una cosa più tardi. Vorrei provare a prendere soldi! Tanti soldi! Perché i soldi sono la mia passione. Grazie mille, Teatri. Qui c'era una scorciatoia per il castello. Che fine ha fatto? Beh, se mi dai un secondo, mia cara Stella. Parlando di Stella, che fine ha fatto Dora Stella? Probabilmente non ve la ricorderete, ma era un personaggio della saga Mario e Luigi. Quindi, sì, si è sciolta con l'Alpha Dream. Urrà! Ora possiamo proseguire. Ed eccoli qui. Ma questa è una gemma di splendore. Queste gemme sono la prova delle tue imprese. Traboccano di energia risplendente e ci saranno senz'altro utili nella nostra avventura. Inoltre, ce ne sono 10 a livello e io devo prenderle ovviamente tutte quante. Ci stiamo avvicinando al castello. Ah, ma quei rovi? Oh no. Appunto, oh no, nel castello c'è il re. Beh, cercate di evitare di toccare i rovi perché sono problematici. Adesso, power! Se solo fossi un po' più forte, tu sei forte, mio cavaliere. Peachy, mi sento invincibile! Beh, non abbiamo Mario dalla nostra, quindi non possiamo
sempre contare su di lui ogni volta. Però sicuramente avrete già visto qualcosa di immancabile. Che è, sì, c'è anche quello. Ma prima c'è questa, grazie mille. Ora, andando qui dentro, c'è questo teatrì che in realtà troveremo un bel po' di volte in tutti quanti gli spettacoli. Qui era pieno di fiorellini. E ci dà qualcosa se lo aiutiamo ogni volta. Non so perché mi ricorda vagamente un sindaco, quindi lo chiamo sindaco. Fiorite, fiori. Detto così è molto brutto. Fine. E ci darà un fiocco. Che fiori meravigliosi. Che è un collezionabile, mi raccomando. Premendo più è possibile vedere quello che avete collezionato, appunto. Non voglio ricominciare la storia per adesso. Ti posso per caso dare potere? No. Quindi hai il naso spento perché sei preoccupato. Chissà che succede al castello. Andremo a controllare adesso, dammi giusto un secondo. Ok? Occhio a tutto quanto. Cercate di far fiorire tutte quante le cose. Se solo fosse qui la nobile spadaccina. Aspetta giusto un secondo. Aspetta giusto un secondo. Fermi un attimo, prima devo prendere collezionabili extra. Fantastic. Sì, sono stato io, mio caro. E adesso, potere! Vai! Da quello che sto vedendo mi sa che dovrò abbassare leggermente il gain del microfono, ma questa è una cosa che non vi preoccupa. Quello è lo splendore della spadaccina. Peach, forse insieme riusciremo ad usarlo. È il momento di darci un taglio a queste piante! Siamo spadaccini, lo possiamo fare e possiamo sconfiggere anche tutti quanti i nemici! Dovrebbe il gioco dirci tra poco i comandi di Peach Spadaccina, ma almeno credo. Comunque sappiatelo, i comandi sono letteralmente B per attaccare, A per saltare e nello specifico la spadaccina può anche schivare in maniera semi-automatica. Sono io la spadaccina, non preoccuparti caro. Ah, vero, vero. Andando qui, con il comando ZL o ZR, prima ho detto LR, sorry. Ci metteremo in posa. Ogni volta che vedete dei riflettori in un punto specifico, mettetevi in posa per prendere cose extra. Nello specifico, di norma la posa apre in realtà passaggi segreti per prendere altre, esatto, altre gemme di splendore. Si chiamano così? Spero si chiamino così. Non un altro passo. Comandi? Ci servono? Sappiatelo, lo spiego io. Se attaccate o saltate all'ultimo millesimo di secondo, potrete fare un bel contrattacco. Questi sono i comandi. Ci danno anche cuori. C'era un modo nella preview per avere cuori extra. Non so se c'è anche nella versione completa del gioco. Vorrei provare a dire di... Sì! Counter attack! Così deboli. Così vulnerabili. Fine. Cosa ha detto? Lies? No, avrà detto qualcos'altro. Ehi, guardate, scatole che posso distruggere. Guardate, ripeto, non ho giocato alla demo, ma da quello che so la demo in realtà comprende solo questo livello e il livello della pasticcera. E avete visto qua sopra? C'è un riflettore, quindi... Posa! Eccolo qui, un passaggio segreto, però non abbiamo bisogno di fare nulla, perché sono pro nell'attaccare e spammare il pulsante B. Dammi la gemma, grazie mille, e usciamo. Victory! Non so dove ho sentito la storia di una ragazza che va in Francia per diventare un moschettiere perché il padre era moschettiere. Lasciamo stare.
Cosa possiamo fare? Possiamo andare a salvarlo? Il re è in pericolo. Dammi 2 secondi che ci arrivo. Una cosa che Peach non può fare è teletrasportarsi. Almeno per il momento, eh? Chi lo sa? Magari in futuro. La tua strada finisce qui. Fatela fuori. Oh no. Abbiamo il boss. Oh, è un mini boss. Dai, fallo. Do it. Do it. Ah, devo attaccarli prima? Ok. Vai! Con il contrattacco. Ora tocca a me. Fallo. Ti aspetto. Counter attack! Urrè! Da dove viene questo urrè? Mi sembra da Advance Guardian Heroes. Ah! Grazie della gemma, perfetto. Ce ne mancano solamente 2 e fortunatamente ricordo almeno la penultima. L'ultima dovrebbe essere solamente il boss. Comandi, questo è importante perché il gioco non ve lo spiega così bene, ma premendo su e B attaccherete in alto. Questa è una cosa che ci hanno dovuto spiegare durante la preview, però funziona, quindi andiamo! E credo ci siano anche nemici mezzi infiniti se non state attenti, quindi occhio. Non è possibile fare altri tipi di attacco, ma pazienza. È un buon modo per farmare soldi? Sembra di no. Oh, verso l'alto, grazie del cuore che non serve in realtà un bel niente. Grazie, grazie ancora di tutti quanti i soldini. Ora però basta cianciare. E andiamo a prendere l'ultima gemma. La penultima gemma. Non vi azzardate a colpirmi. Almeno il primo livello lo voglio fare senza subire danni. Idealmente almeno. Non osare. E tagliamo. Silenzio. Silenzio. Visto? Non ho subito danni. Ok? Va tutto bene. Eccolo. Il re è in pericolo. Tocca a Peach sparare. Si è rotto il controller. Ti farò vedere io chi comanda. In guardia. Attenzione, non è una pianta piragna, ma sembra, quindi va bene. Tagliamo i rovi. Attenzione a non essere colpiti dalla dal viticcio. E adesso vai. Counter. Sei vulnerabile. Non ho bisogno di leggere il tutorial. Gioco. Ok, allontaniamoci giusto un po'. Comunque prima era scivolato il copri control stick. Per quello mi sono spaventato un attimo. Attenzione. Ok. Stunnata. E adesso salta. E vai così. È il momento. Salto volante. Contrattacco. Addio. Grazie a te, Peach. Abbiamo tutte quante le gemme di splendore, un bel po' di soldi, 202, un fiocco e abbiamo... sì, grazie, ok. E abbiamo finito questo primo livello. Ce l'abbiamo fatta. Insieme possiamo sprigionare il potere dello splendore. Ma il teatro non è ancora tornato alla normalità. Chissà se i fili luminosi e il simbolo nel foyer sono legati in qualche modo. Scommetto che anche gli altri spettacoli hanno bisogno del nostro aiuto. Forza, andiamo a vedere. Abbiamo ancora un po' di tempo? Quindi mi sa che un altro livello lo posso anche fare. Cominciamo il livello. Ninja! Tecnica ninjutsu. Fiume in piena! Si ricordano i gentili spettatori di non togliersi le scarpe al cinema. C'è gente che lo fa. Peach time! Ogni classica storia di ninja comincia in un villaggio. È meglio non andare da quella parte.
Ma io voglio andare da quella parte e voglio anche... non è qui e invece è proprio qui, grazie mille. Il bambù vi dà soldi. Hanno occupato il nostro villaggio. Non preoccuparti, mio caro, tra poco lo libererò. Ci dovrebbe essere un sentiero nascosto. Mi chiedo che se magari... esatto. Attivare lo splendore sugli alberi non faccia qualcosa. Prima del passaggio nascosto, però... Era qui? Voglio la gemma. Esatto. Ed è la prima gemma. Inoltre, dimora del saggio. Da qui non si passa. Non possiamo colpirli, sono un po' troppo in alto. Lo splendore è forte, ma non è onnipotente. Il villaggio ha bisogno di te. Di me. Di Peach. E siamo passati dal pozzo completamente a caso. Questo sentiero porta alla dimora del saggio. Non ci si può fare strada con la sola forza. Da questa parte. Certo, attenzione a non farvi sgamare da questi qua, mi raccomando. Il mio allenamento non è servito a niente. Abbi un po' di fiducia, caro Teatri. Peach, una vera leader, riesce ad ispirare tutti quanti, con un potere strano, ovviamente. Se il passaggio segreto esiste davvero... Ok, wow, chissà davvero dov'è il passaggio segreto. Sarà qua dietro? Mi sa proprio di no. Magari è questo il passaggio segreto? L'avete vista? So che l'avete vista. La seconda gemma. Come hai fatto a trovare questo posto? Era letteralmente l'unica zona illuminata da riflettori. Non è che ci voleva tanto. Sei tu il ninja della leggenda? Se mi dai ancora, un minuto, sì. Come hai fatto ad arrivare fino a qui? Sei come il ninja della leggenda. Lo sentite? Eccoti qua, allora. Ho tanti soldi, un attimo. Ora! Dammi soldi, che il regno dei funghi ha un problema di iperinflazione. Sono serio. It's time to... no, questa è una cosa che vedremo più tardi. Peach Ninja può fare salti a parete e sono fantastici. Certo, Mario lo può fare senza splendore, ma lasciamo stare. Sei dei nostri? Sono assolutamente dei vostri. Nasconditi nell'erba. E adesso... Hurra! Ti ho sconfitto. Ah, fermi, la gemma, giusto, la gemma. Là sopra abbiamo qualcuno, vero? Beh, intanto posso tagliare via la competizione, bene. Occhio, ripeto, a non essere guardati dalla luce e... Addio! Stiamo attenti. Qua c'è un passaggio segreto per andare sopra, per andare a fare qualcosa con la gemma. Oppure senza gemma. Sembra che il mettersi in posa almeno la prima volta serva solo per prendere monete e non gemme. Ma poi è per gemme, quindi scialla. Tagliamo via anche questo qui. Vorrei farvi notare i fili che sono sopra ad alcuni nemici, quasi come se fossero controllati da qualcuno o da qualcosa. Là c'è una gemma, ok, la voglio. Un attimo però. Utilizza la tua tecnica per mimetizzarti col muro. L'ho mostrata prima. Tecnica suprema della mimesi. Il potere del green screen risplende in noi, a quanto sembra. Se non sbaglio era qua sopra, vero? Sì, basta fare così, colì. Ora siamo qua sopra, andiamo avanti. E sì, funziona come scatto, l'attacco di Peach Ninja. Quindi possiamo andare avanti in fretta. E mi sa che abbiamo quasi raggiunto il punto X. Intanto, addio. Piano, non voglio essere sgamato. Oh, attenzione. Taglio! Siete liberi. Mi date una bella gemma, magari? Una bella gemma, magari? No! Ok, bene, ricordavo una gemma qui. Beh, se non è così, allora taglio! Fermi. Voglio andare avanti, ma non voglio essere sgamato, ripeto. Eccoci qui. Tu non mi darai problemi se faccio così. Ti taglio via. Poi faccio un bel salto a parete.
addio. E sapete, mi sa che c'è qualcosa da qualche parte in questa zona. Potrei mancare una gemma. Spero di non farlo. Spero sinceramente di non farlo. Allora, andiamo qua. Beach Ninja, potresti fare un salto normale, grazie. Da questo punto in poi non si può più tornare se cadete qua sotto, quindi attenzione. Siamo adesso in acqua. E tu non ci sei più. Antica tecnica ninja, nascondiglio nella giara. Oh oh, eccomi qua. Ah, mi ricorda il tizio del Monopoli, per questo lo chiamo sindaco. Oh oh, mi hai trovato. Adesso, vorrei andare a fare una cosa prima di andare avanti. Ah, mi sa che non posso. Ah no, aspetta, forse posso se vado qua sotto. Perché c'era qualcosa qui a destra, vero? Sì, la vedo e la sento. Peach Ninja? Peach Ninja? Potresti fare un salto umano? Ok. E sì, questa è una delle gemme che ho mancato alla prima run dell'anteprima, mi raccomando. State bene attenti. Oh! Ah, perché ce n'è un'altra prima di andare avanti. Spero sinceramente che ce ne sia un'altra prima di andare avanti. E questa in realtà è la gemma successiva. Altrimenti siamo nei guai. Fermati, non guardarmi. Ok, eccoci. Bisognerebbe in realtà solamente colpire quello rosso, ma per sicurezza voglio colpire tutti quanti. Allora, tu. Addio, ho detto addio. Oh, ok, bene, c'era la gemma. Non abbassare la guardia. Il nemico vuole i nostri rotoli. Ah, i rotoli sono nelle mie mani. Non farlo scappare. Ok, adesso bisognerebbe andare a prendere la gemma là sopra. Andiamo, e attenzione a tutto quanto, mi raccomando. A cosa? Questo è un livello in corsa. Dobbiamo solo andare avanti, switchare quando possiamo. Taglia. Vai qui. Un altro bel salto. Farete? Addio. Sì, ci sono anche frammenti di gemme. Ce l'abbiamo fatta. No, dammi la gemma, dammi la gemma. L'ha presa? L'ha presa, ok. Pensavo non l'avesse presa per un attimo, quindi mi sono spaventato giusto un po'. Vai, vai. Dovrebbe essercene anche un'altra. Spero che non fosse là sopra, altrimenti l'ho mancata e devo rifare il livello. E taglio. Vediamo un po'. Dovrebbe esserci qua una gemma. Esatto, ed era quella giusta. Ok, l'ultima è solamente il boss di questo stage. Concentrazione. Arte dell'acqua, controllo dell'onda furente? Non lo so, gente. Però, arrivati a questo punto, basta saltare per prendere soldi. Cosa che non ho fatto perché ho mancato quelli là sotto. Non importa. Eccoti qua. Addio! It's time. Thank you. Grazie a te, ripeto, Peach. Con questo abbiamo tutte quante le gemme. Ancora non ho mancato nulla. Un bel po' di soldi e il fiocco. Non scordiamoci del fiocco. Possiamo uscire. Eccoci qua. Prima vi ho detto che c'era un tizio che ci dava più cuori. Credo che fosse lui. Hai sentito parlare dell'amuleto del cuore? Va a ruba tra le stelle emergenti. Se ne porti uno con te, ti dona 3 cuori bonus. Che ne dici? Vuoi un amuleto del cuore? No, perché è praticamente la easy mode del gioco, altrimenti quindi preferisco non farlo. Fammi sapere se cambi idea. Possiamo prenderlo però quando ci pare. Ora, questo passaggio nella... Oh! Nell'anteprima era bloccato e anche, suppongo... Questo è il piano sotterraneo del teatro, ma c'è qualcosa di strano. Facciamo che per il momento non abbiamo visto nulla. Torneremo qui più in là.
Quando il gioco ci dirà di andare nel sotterraneo, andremo là sotto. Ora, tu non c'eri nell'anteprima. Il teatro ha qualcosa di strano oggi. Oh, una cliente! Ti interessano dei meravigliosi vestiti? Puoi comprarli con le monete, li voglio. Ho anche dei fiocchi deliziosi per te, Stella. Dai un'occhiata, abbiamo la personalizzazione del personaggio? Sì, lo è. Compriamo prima i vestiti per Peach. Allora, pois, orizzontali, verticali, due tonalità, non male questo, però... Oh, questo è molto, molto elegante. Quindi prenderò questo. Chissà se sarà possibile poi cambiare il colore del vestito. Credo di no, in realtà. Però. Ora, Stella! Oh, c'è verde, perfetto. Neanche ci penso un secondo. Lo voglio verde il fiocco. Quindi lo cambio e basta così. Questo è il negozio. Questo vuol dire che nella prossima parte di Princess Peach Showtime completeremo altri due livelli, ossia quello della cowgirl e quello della pasticcera. E se ci avanza un po' di tempo faremo anche qualunque cosa ci sia qua sotto. See you next time, baby!